Buonasera amici, buonasera a tutti, siamo in diretta, questa è la nostra 14ª diretta di Insieme per lo Sport. Nelle precedenti dirette abbiamo intervistato, ci siamo confrontati con tante associazioni sportive e con tanti atleti, dove abbiamo parlato dei problemi attuali e anche dei progetti futuri. La diretta di questa sera per me è una diretta speciale, è una diretta diversa in quanto andiamo sempre a intervistare uno sportivo. Ma nello stesso tempo andrò a intervistare mio padre. Però devo essere bravo a non essere di parte, quindi andiamo a conoscere l'ospite di questa sera, Pompilio Rollo. Ciao Pompilio, come stai? Ciao, grazie, sto bene. 60 anni oggi, quindi un bel traguardo. Ti senti un anno più vecchio, come si dice? Beh, gli anni purtroppo cominciano in qualche modo a pesare. Da 50 anni in poi, ogni anno che passa è abbastanza pesante, un po' per tutti. Quindi, però, cerchiamo di difenderci nella stessa maniera, insomma, di un giovane. Bene, bene. Allora, ci tengo a precisare, prima di iniziare ufficialmente questa diretta, che l'idea di questa diretta sportiva è nata dai tuoi figli, sì, in quanto insomma sei un organizzatore di eventi, di feste, di manifestazioni, di compleanni e quest'anno proprio quando hai raggiunto questo traguardo importante dei 60 anni, purtroppo abbiamo questo momento che dobbiamo avere più attenzioni per la salute di tutti noi, non hai potuto festeggiare il tuo compleanno come avresti voluto. Quindi noi figli, insomma, abbiamo pensato di unire due cose, quindi di fare questa diretta sportiva, intervistando sempre e comunque uno sportivo, ma di festeggiare il tuo 60º compleanno virtualmente. Facciamo una cosa diversa, quindi festeggiamo virtualmente il tuo 60º anno insomma, di Di età. 60º compleanno con i tuoi amici. Ah, Io ecco. ringrazio chi ci sta seguendo. Arrivano già i primi commenti. C'è Gianni Cagliandro che ci scrive un saluto a due persone speciali. Ciao Gianni, vuoi salutare Gianni? Sì, scusate l'emozione che mi sta prendendo perché certamente non ero nemmeno preparato, no, ad un'intervista così a sorpresa. Però so che appunto quando ci sono i fili di mezzo le sorprese sono veramente tante e belle. E rispetto agli altri anni, diciamo, quest'anno sicuramente sarà diverso. Purtroppo il Covid ci ha trasformato anche le nostre, diciamo, abitudini. Da un po' di anni che organizzavo il mio compleanno con tantissimi amici, ma lo facevo non perché era il mio compleanno, lo facevo come un momento, diciamo, di stare insieme, no? E con gli amici. Quindi dopo veramente tantissimi anni e che quest'anno magari potevo o volevo festeggiare il 60º anno di età in una maniera molto, molto più bella, purtroppo diciamo, il Covid ci ha tolto, diciamo, questo obiettivo, però visto, diciamo, la parte iniziale del tuo discorso, penso che sarà ancora più bello quest'anno festeggiarlo via web. Pensa che lo stai festeggiando in maniera diversa, in una maniera unica, che non hai mai festeggiato, quindi siamo in diretta, c'è molta gente, molti amici che ci stanno seguendo, arrivano i primi saluti e auguri, c'è Antonella e Franco Petito, mille idee di veglie, buon compleanno Pompilio, Fernando Franzoso, io adesso te li leggo, Carmela Mele, Alessia Savina, Antonio Margheriti e Giovanni De Lucia, ti fanno tutti gli auguri. Saluti e auguri anche da Roma. Allora, hai ricevuto qualche messaggio in particolare, qualche messaggio, diciamo, tra virgolette, sportivo di auguri? Sì, diciamo che oggi ho ricevuto veramente una marea di messaggi da parte di tantissimi amici che cercherò di rispondere, diciamo, man mano appena avrò qualche minuto di tempo e li ringrazio di vero cuore. Sì, nell'ambito, diciamo, dello sport ho ricevuto messaggi di persone, di sportivi. Anche a livello nazionale mi ha fatto veramente tanto piacere il messaggio che mi ha fatto Stefano Mei, un mezzofondista
che negli anni passati ha portato l'Italia ai vertici del mezzofondo mondiale, europeo e mondiale. Quindi dalla Liguria mi è arrivato questo messaggio affettuoso di Stefano Mei, insomma, uno che fa delle gare, uno di noi, diciamo, che nell'ambiente dell'atletica sa che è Stefano Mei. Quindi non parliamo dell'ultimo arrivato, mentre per quanto riguarda i podisti o gli ex podisti o i dirigenti a livello pugliese, un bel messaggio me l'ha fatto anche Piero Incalza di Francavilla, un tecnico, un ex atleta a livello nazionale e un tecnico valoroso, Vincenzo Daggiano e tanti altri podisti che insomma mi hanno fatto questi auguri di questo bellissimo traguardo appunto dei 60 anni, quindi veramente Bene, bene. E grazie, grazie sicuramente, anche tanti altri amici. mille. Oh, sì. Allora, ti leggo gli altri auguri. C'è Francesco Calabriso, Sofia Savina e Fernanda Imbriani. Bene, allora possiamo iniziare ufficialmente questa diretta. Voglio avvisare chi ci sta seguendo che è una diretta programmata. Io vi farò vedere delle foto sportive di qualche anno fa. Abbiamo fatto una selezione, una decina di foto, le più importanti, forse non tutte, ma insomma una maggior parte, dove Pompilio ci racconterà le sue emozioni, le sue sensazioni di allora e anche di oggi, le emozioni che vive oggi. Sì, beh, Allora, l'emozione vediamo non tanta volevo dire emozione, che. ma adesso ti passa subito, non ti preoccupare. Allora, c'è Gaetano Massa che ti fa gli auguri, Antonella Valzano, Vincenzo Caldararo, Laura Manzo. E c'è anche Giampiero Fiore che scrive Pompiglio uguale sport a veglie. Ancora tanti auguri. Allora, c'è anche Laura Giuri che ti fa gli auguri. Allora, Ottima, grande Pompiglio. sportiva Laura, una grande sportiva, quindi Allora, iniziamo ufficialmente. Tutti ti conoscono come podista, però non conoscono cosa hai fatto prima del podismo. Quindi, anziché di fare un passo indietro, ne facciamo due. Qual è stato il tuo primo passo verso lo sport? beh, diciamo come tutti i ragazzi, il primo sport, diciamo, preferito o quello più facile da intraprendere è il calcio. E io ho iniziato con il calcio con i giovanili del Veglie. Purtroppo non avevo i piedi molto buoni, però il calcio per me era una grande passione. Veramente mi piaceva, volevo diventare un calciatore, però non ce l'ho fatta, sinceramente. E ho fatto qualche anno nelle giovanili del Veglie, e parliamo degli anni 70, quindi 75, 74, 75. Ricordo qualche bella partita che sono riuscito a disputare, soprattutto. Il derby, la partita Veglie-Leverano, categoria giovanile, ricordo di quella partita una cosa molto, molto particolare, che molti dirigenti, diciamo, anche attuali del Veglie e spettatori di allora, si ricordano di un gol che io riuscì a fare centrocampo, perdevamo 1-0, il Leverano vinceva fino agli ultimi minuti sulla nostra squadra del Veglie, cioè del Veglie. Io riuscii a pareggiare da centrocampo proprio nella parte, proprio nel cerchio, con un tiro secco, andare a scavalcare il portiere. Quello è stato un gol che è rimasto un po' nella mente di tantissimi sportivi vegliesi, insomma, di quelli che erano presenti, e ancora si ricordano di quel gol. Mi fa tanto piacere, però non avevo veramente i piedi buoni, quindi dovevo per forza cambiare sport, cambiare disciplina. Diciamo un gol alla Quagliarella. Gli amanti del pallone sanno che Beh, proprio da Quagliarella fa immobile. centrocampo, ogni tanto me lo ricordano, ripeto, gli amici che erano presenti al campo, Flavio Minetola di allora. Bene, Quindi una allora, piccola chiusa parentesi. questa parentesi del Sì. calcio, come ti sei avvicinato poi all'atletica leggera? All'atletica io mi sono avvicinato grazie ai giochi della gioventù che all'epoca si svolgevano nelle scuole, no? I giochi della gioventù erano l'occhiello
delle scuole e soprattutto la corsa, perché nell'ambito dei giochi della gioventù c'erano diverse discipline sportive, però la corsa, diciamo, era la disciplina più importante. E quindi iniziai con le scuole. All'epoca mi ricordo i particolari, l'insegnante di educazione fisica che girava nelle classi per raccogliere le adesioni per coloro che volevano fare le gare podistiche, perché si iniziava con la fase di istituto, poi intercomunale, provinciale, regionale e poi man mano. Quindi io iniziai con la fase di istituto. Diciamo, una gara che io non posso mai dimenticare per, diciamo, diversi episodi. E se volete, magari ve la racconto, essendo che è stata la prima, Allora, magari vi facciamo una posso. cosa, io mostro la foto, intanto ti leggo gli altri auguri. Sì. Roberto Spiegato, ti saluta Cosimo Verdesca, c'è Stefani e Alessio, Antonio Tarantino, Emanuele Cavallo, Valentina Panzanaro, Elvira Tarantino, Cosimo Verdesca ci scrive: sei stato l'idolo dei Vegliesi. Adesso non lo facciamo emozionare, passiamo alla foto. Facciamo vedere la prima foto. Allora, un attimo solo. Allora, un attimo solo. Sì. Io magari, se volete, nel frattempo vi racconto la mia prima proprio gara a livello di istituto, no? Che fu veramente molto bella. Poi arriviamo subito alla foto. La gara di istituto che si svolgeva nel circuito delle scuole medie. Le scuole medie in quegli anni non avevano tutte quelle strade asfaltate intorno. C'era uno sterrato intorno alle. I miei coetanei sicuramente si ricorderanno, uno sterrato intorno alle scuole con delle buche abbastanza vistose. Allora, nel momento in cui noi partimmo per fare questa prima fase, no? La fase di istituto, gli amici e i miei coetanei si ricorderanno sicuramente, c'era il bidello della scuola, il signor Rizzo, che purtroppo adesso non c'è più, che ci faceva da guida alla gara. E quindi andava avanti con il motorino, non a piedi certamente, andava con un motorino era, se non sbaglio, era un Cimatti. E quindi mi rimase talmente impressa quella cosa, quindi mi piacerebbe raccontarla. E allora il bidello era avanti a noi perché ci faceva da guida, e io partii subito forte perché volevo vincerla quella gara. E mi ricordo che quel motorino mi creava un sacco di disagio con il fumo che emanava la marmitta. Era un fumo veramente molto, non mi faceva respirare. Allora erano due le cose: o io dovevo decelerare per far andare il motorino avanti, in modo che non avevo questo disagio del fumo, oppure io dovevo andare più forte del motorino, no? Dovevo andare più forte del motorino, in modo da superare sempre questo ostacolo. Allora decisi per la seconda opzione, andare più forte del motorino, e mi ricordo che il bidello mi diceva: no, vai piano, vai piano, perché devo essere io a guidarti e fare strada. Ma il fumo era talmente, diciamo, cattivo e acro che mi dava talmente fastidio. Quindi io, per non farmi, diciamo, inquinare da quel fumo, dovetti accelerare e andare molto più forte del motorino e fare il vuoto alle mie spalle. Così ho vinto la mia prima gara di istituto. E così poi andiamo alla foto, magari, perché ho visto la foto Andiamo alla che foto, ti leggo qualche altro commento, non è. Sì. ti commuovere. Allora, Mirella Tarantino, Alessio Maneri che ci scrive: complimenti, compiglio, sei l'esempio vero e proprio dello sport. Ti saluta Walter Manca e anche Enrico Russo. Io Allora, ringrazio passiamo veramente tutti alla foto. questi amici, li ringrazio di cuore, li ringrazio di cuore per l'affetto che dimostrano nei miei confronti sempre. Allora, passiamo alla prima foto, che sarebbe la tua prima gara. Questa qua, Vediamo, ce la puoi sì, raccontare? esatto. Sì. Allora, questa è la gara successiva alla fase di istituto, no? La fase di istituto vi ho raccontato, arrivai primo, e andammo poi alla fase intercomunale, che si svolgeva al velodromo degli Ulivi a Monteroni. Questa è una foto, ecco, questa era, diciamo, una parte della nostra squadra delle scuole medie di Velia. Non so se conoscete gli altri amici podisti. Ecco, col numero 83 è Fabrizio Massa, che, no, scusate, Fabrizio Carafa, che è rimasto comunque nell'ambito dello sport, adesso è diventato, so che da diversi anni segue gli allenamenti dei portieri a un buon livello. Gli faccio i miei complimenti a Fabrizio Carafa.
Questo sono io, diciamo, quello di mezzo a fianco al numero 63, sono io. Poi c'è Marcello Marcucci, sempre nostro compagno di veglie, e l'ultimo a sinistra è Santino Madaro. Diciamo, questa era una parte della squadra che andammo a Montaroni per la fase intercomunale, e però all'epoca si gareggiava a squadra, cioè era la squadra che doveva andare avanti, era il punteggio della squadra. Quindi se complessivamente gli atleti, diciamo, della squadra riuscivano a raggiungere delle buone posizioni, noi andavamo avanti, altrimenti ci dovevamo fermare in quella competizione. E in quella gara di Montaroni intercomunale noi arrivavamo primi come scuola media di veglia all'epoca. Io arrivai primo in assoluto, gli altri amici se la cavarono bene, anche come non mi ricordo di precisione le posizioni, vince la squadra e andammo avanti con le gare successive. Bene, bene. Allora ti scrive Valentina Panzanaro, ti scrive: da podista sarebbe bello coinvolgere di più le ragazze a questo sport. Sì. Beh, diciamo, a veglie intanto l'atletica marcia molto bene, sono tantissimi coloro che fanno attività sportiva, e questa è una gran bella cosa. Questo soprattutto dopo aver realizzato il circuito, quel percorso podistico, che quello è stata una mia creatura, che tutti conoscono, verso il palazzetto dello sport. Quella era una discarica a cielo aperto, diversi anni fa. Poi io all'epoca, che vabbè, non voglio parlare certamente di politica questa sera, però diciamo curavo lo sport a veglie come amministratore, era un mio obiettivo principale recuperare quella zona e creare in prossimità del palazzetto dello sport un punto di riferimento sia per i podisti che per gli amatori o per coloro che ci volevano avvicinare l'attività sportiva, al footing, alla camminata. E quindi allora portai, pulimmo tutto il circuito, portai giochi, fece piantare gli alberi, ed è rimasto, diciamo, questo un riferimento veramente per tanti vegliesi. Di là sono partiti in tanti che adesso, oltre al circuito, vedo che fanno anche altri percorsi più lunghi, e questo mi fa veramente tanto piacere. Vuol dire che lo sport oramai veglia è entrato veramente nella mente delle persone. Allora stai andando a 1000, adesso ci sarà una ripresa che ti rallenterà. Comunque ti saluta zia Lara, Pino Pagano, Roberta Petito e Salvatore Vetugno. Vetugno ci scrive: tanti auguri buon figlio, conserva ancora un diploma e una medaglia della tua scuola calcio. Allora, aspetta, non partire di nuovo a 1000. Allora andiamo alla seconda foto, perché subito dopo questa foto che state vedendo, poi diciamo che hai avuto un'esperienza abbastanza importante. La facciamo vedere. Allora spiego un attimo brevemente: una foto dove c'è scritto la finale nazionale Giochi della Gioventù Bologna 1976, terzo classificato al volo. Dici cosa ti ricordi? Sì, e allora questa era la finale nazionale dei Giochi della Gioventù, quindi io avevo vinto la fase provinciale, la fase regionale, e poi ero andato come rappresentativa della scuola media di veglie alla finale nazionale che si svolgeva allo stadio dell'Ara di Bologna, quindi 1976. E questa gara la ricordano veramente in tanti, e ancora oggi prendo rimproveri da parte di molti amici, diciamo, delle Cese o a livello regionale. Perché potevo vincerla. Faccio un nome, chi è che ti rimprovera? Mi rimproverano, c'è il podista Damiano D'Aversa, che di Lecce, che spesso dice: è stata per colpa tua, è stata colpa tua se non hai vinto quella gara. E diversi dirigenti, diciamo, della FIDAL di Lecce, perché erano presenti in quella competizione. E io partì molto forte. Scusate se allora un attimo solo, ti devo interrompere. Ricordi che ti lascio un attimo il segno. Ti interrompo un attimo. Allora, ecco, c'è qualcuno che ti vuole salutare. Ciao Damiano. Buonasera.
No! Adesso lo scarichiamo, stava andando a 1000, adesso lo scarichiamo. Damiano è No, no. proprio colui che Porfirio stava parlando di quella gara che Damiano tu l'hai rimproverato. Ma intanto mi fa molto piacere sentirmi con tuo padre, che c'è un'amicizia da una vita in pratica. Tantissimi auguri, amico mio. Grazie. C'è un po' di Caro emozione, Pompilio, il mio Damiano, vai, parla tu. rimprovero. Sì, no, vabbè, ma tranquillo Pompilio. Tu lo sai, la cosa che io ti ho rimproverato, anzi, anche poco tempo fa su Facebook, che ti ho scritto un messaggio. E tu adesso, io sono molto curioso, perché tu mi devi spiegare come si fa a perdere una fase nazionale dei 2000 metri a Bologna, che io quella gara lo sai, l'ho seguita, l'abbiamo seguita io insieme a Carmelo Raimondi, a tutto il gruppo della staffetta 4% nostra. Come si fa a perdere una gara a due giri d'arrivo? A due giri dal termine, scusami, e con 100 metri di vantaggio, come si fa a perdere una gara di 2 km su pista? Spiegamelo, Pompiglio, perché questa è una gara, secondo me, per come ti conosco io, che ci conosciamo da una vita, che praticamente tu hai avuto paura a continuare, perché conoscendoti bene, tu di fondo non hai un cambio di velocità repentino, secco, tu sei uno molto che va sul passo, sul ritmo. Ma gli ultimi 100, gli ultimi 200 metri, se tu arrivi 10 volte con altra gente che è molto più veloce di te, 10 volte la sai meglio di me, la perdi. Quindi tu sei uno che doveva andare sul passo e avevi 100 metri di vantaggio. Non capisco perché hai rallentato per farti raggiungere dal gruppo per poi perdere la gara allo sprint. È assurdo. Sì, Scusami, e ma non ci credevo, veramente. Damiano mio. Guarda, intanto mi ha fatto piacere, non ci potevo proprio immaginare che te eri presente a questa nostra diretta. E scusate la continua emozione, perché è vera, pura, perché sono tutti Tranquillo, ricordi. Pompilio, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Sono tutti ricordi, Damiano, della nostra, Noi ci siamo diciamo. divertiti tantissimo, lo sai, insieme a Tantissimo, con Carmelo te abbiamo Raimondi, fatto gli un altri. sacco, mamma mia, che anni belli, molti, che anni belli. Lo Damiano sai, lo poi ha sai, lo sai. continuato, ci siamo visti anche successivamente ad Amatore, però in quegli anni di attività agonistica sono stati veramente anni bellissimi, Damiano. Era Lo molto so, più lo so, lo bella so. l'atletica. E quindi quella gara di Bologna, sì, mi ricordo che proprio te, non potevo, credimi, Damiano, proprio immaginare che te questa sera eri nella nostra diretta, vedi, io ho fatto il tuo nome quando la cosa è vera, no? Perché te spesso mi hai Ma rimproverato di quella scusami, gara che Pompilio, ma io ormai, potevo diventare campione scusami se ti nazionale, sì. interrompo. Scusami se ti interrompo, ma ormai, no? Conoscendo benissimo le tue qualità, voglio dire, avresti dovuto continuare fino Sì, non alla ci ho fine creduto e a mi sembrava chiuderla tutto quella troppo gara, a bello, giocarti sì, tutto per tutto gli Damiano. ultimi 800 metri, gli ultimi Sì, 800 mi metri, ma avevi 100 sembrava. metri, avevi 100 Sì, metri di sì. vantaggio, assurdo. Quando ti ho visto rallentare, ho detto ha perso la gara, perché No, sì. sapevo che tu allo sprint eri battuto in partenza, perché sei lento, non hai il cambio di ritmo secco. Peccato, è un Diciamo, l'ho peccato. migliorato dopo, Damiano, l'ho migliorato dopo, tanto è vero Ma che ho ti vinto sei, ma hai l'evento. perso, hai, Sì, peccato, hai perso peccato. un'ottima occasione di vincere una fase nazionale, veramente Ma lo incredibile. so. Lo so, mi ricordo che voi sugli spalti dello stadio dell'area facevate il tifo per, mi Non ricordo anche lo sai, scherzo, facevamo altro che no? casino noi. Lo Che so, bella, lo so, lo che so. bella, che Va piani, bene. Allora, Damiano. Mi dispiace noi abbiamo interrompermi, ma perso, vai, ti Damiano, delucido vai. sulla nostra staffetta, purtroppo, che noi abbiamo perso la finale, Sì, siamo arrivati quarti quell'anno perché abbiamo mi sbagliato ricordo, l'ultimo Damiano. cambio. Quell'anno la finale la vinse la Lombardia, Sì, ma sai, mi ricordo, sì. la Forte. nostra era una staffetta molto, molto buona, collaudata, però peccato in Mi pare i finale. gemelli De Blasi, se non sbaglio, no, Damiano, i gemelli De Certo, Blasi, certo, certo, come no, i nomi come no. ancora me li Io ricordo, no? Tanto sono tanti anni. ti delucido un po' i ragazzi che andavano forte in quegli anni, che noi nella Del nostra Mezzofondo infanzia me le andavamo forte. ricordo. Quindi c'eravamo io, te, poi c'era Fabio Macchia, il nostro Fabio amico, Macchia, l'altro amico Fabio Macchia, poi e che ancora lui mi Maurizio scrive. Maurizio Chefa, Chefa, sì.
E quindi nella velocità c'erano i gemelli Blasi di Gemelli di Squinzano insieme Blasi, a di Squinzano, sì, di Squinzano che purtroppo. all'Osvaldo e quindi Sì. Va questi bene, dai. erano Allora, Damiano, ti devo interrompere, mi dispiace, abbiamo un bel programma, non voglio allungare molto la Grazie diretta. Io ti Damiano, mi voglio ha fatto tanto ringraziare. piacere. No, ma di che Purtroppo figura, che piacere è mio, Pompilio. Lo grazie sai, per lo mio. l'amicizia è bella per Grazie di questa. cuore. Tanti auguri di Grazie nuovo. Damiano. Grazie, grazie Grazie. Damiano. Grazie Ciao, ancora Damiano, ciao, ciao. Ti invito a continuare a seguire la diretta sulla pagina Insieme per lo Sport. Grazie ancora Damiano. Come no? Ciao, grazie a voi, a risentirci. Ciao, ciao. Bene, allora c'è tanta emozione, lo so, un attimo solo, ti leggo alcuni altri commenti e poi passiamo alla terza foto. Allora c'è l'assessore allo sport Marco Miccoli che ti saluta, tantissimi auguri Grazie, Pompilio. grazie. Anna Paola Mangia che scrive Forza Napoli da parte di Tiziano Carlino. Questo. Ok, poi c'è Giampaolo D'Elia, Gianni Panzanaro che ci scrive un salto nel passato con Pompilio Rollo con il mitico campetto delle porte bianche e nere e si ritorna subito adolescente. Allora passiamo subito alla terza foto. Sì. Allora, terza foto praticamente abbiamo questa. Ah, Ecco, ce la puoi spiegare? sì. Allora, questa, allora, la foto precedente era relativa al mese di giugno del 76. Questa invece è riferita nei primissimi di ottobre, sempre di quell'anno. Finale nazionale del 2000 metri, categoria ragazzi, Libertas. Io sono quello, vediamo il 2-4, il sesto. A partire dal lato destro, era la prima nazionale. Ricordo che c'era un nome molto importante all'epoca che gareggiava con me, un certo Luciano Carchesio dell'Abruzzo, fortissimo atleta che è riuscito a fare anche altri risultati importanti successivamente. Sì, quella gara l'ho vinta. Sono diventato campione nazionale dei 2000 metri, stabilendo anche il primato pugliese sui 2000 con il tempo all'epoca, mi ricordo ancora, 5 minuti e 54 secondi, che fu il primato pugliese sui 2000 metri. E una gara che non posso mai dimenticare, una gara che la feci sempre nelle prime posizioni, però di una gara d'attesa. Luciano Carchiesio, l'abruzzese, che era l'atleta più forte, riuscì a mantenerlo. Aveva un ritmo pazzesco a mantenerlo per tutta la gara. Negli ultimi 200 metri, in questa gara fu tutto l'opposto. Riuscì ad avere uno sprint mostruoso. Veramente avevo ancora quella rabbia della gara di Bologna in mente e riuscì a vincerla, a diventare campione nazionale dei 2000 metri, stabilendo il primato pugliese. Sempre di quella distanza. Quando arrivai, mi ricordo la maestra. Io, ecco, in quel periodo gareggiavo con una società di Nardò, che mi abbracciò dicendo: Ma sei convinto che sei diventato campione nazionale? Perché io non ci credevo ancora, no? Però ecco, divenni appunto campione nazionale di Bertas dei 2000 metri, stabilendo soprattutto il primato pugliese di quella distanza. Allora, c'è un altro saluto, c'è un altro saluto. Buonasera Enzo. Pompa! Che bello, guarda che bello, quindi che bello, ecco. Perché Non ci sono ho, ancora in diretta. ho qualche difficoltà con le cuffie, vedo, continuano le sorprese. Continuano le sorprese. Ci senti, Pompilio? Mi sento bene e mi dispiace che quest'anno non siamo presenti fisicamente come tutti gli anni passati. Quello che ti volevo dire io, perché ogni anno il 20 gennaio era In sempre la festa. effetti, data storica per E stare tutti quindi insieme. fare gli auguri al nostro amico, che sei l'amico di tutti, e di Grazie, grazie. Pompilio. Grazie, Enzo, grazie. Giustamente, andare in giro con papà tuo non si può fare più di due passi perché qualcuno lo ferma per salutarlo, per abbracciarlo, eccetera. Ma giusto per darti la prova di questo che sto dicendo, estate 2007, andiamo in Germania a trovare il mio fratello
salutare un amico che sta lì in Svizzera. Durante la giornata questo mi dice: guarda, devo fare una telefonata a Veglie. Ah, non so se la conosci, Pompiglione. Ah, addirittura io. Ammazza. Ho sentito Pompiglione. Grazie, va Un bene. abbraccio. Grazie, grazie soprattutto della sorpresa che Gianni ha voluto coinvolgere anche i miei amici più vicini, insomma, e di sempre. Grazie Enzo, grazie Grazie, Sofia, buona grazie serata. Enzo e grazie Sofia. Buona serata. Bene, allora, qua le sorprese non finiscono mai, ma penso che Mamma abbiamo mia. finito. Allora, ti mostro, andiamo a vedere l'altra foto, questa qua, questa No, foto. questa l'abbiamo già vista. Ah, ecco l'altra, sì. Beh, sì. Allora, E raccontaci di questa foto. anche questa fu una gara memorabile, una gara storica. E Conegliano Veneto, provincia di Treviso, una gara di cross di 5 km. E in quel periodo io gareggiavo con la Virtus di Brindisi, una bella società di Brindisi, di Castellani, del signor Castellani, Massimo Castellani e Giordano Castellani, il suo padre, buonanima, che adesso non c'è più, e una gara di 5 km. E ricordo di quella gara che io arrivai con un po' di febbre. Ecco, ricordo questo particolare. Già si correva con una temperatura molto fredda, parliamo di Treviso, insomma, d'inverno, gara di cross, e pure in questa competizione feci una gara bellissima, una gara pure di attesa. Mi piazzai dietro il secondo, il primo. Io ero nella terza posizione fino agli ultimi 200-300 metri. Pure qui in volata andai con la testa, con scioltezza, e andai a vincere quest'altro titolo nazionale. Allora, vediamo un attimo, vediamo un attimo. Tu sei questo qui, Io giusto? sono quello col numero 113. Sì, stiamo Sì. 77, parlando del 1977, quindi sì. vincendo quella gara comunque hai vinto il titolo Sì, nazionale. titolo nazionale, sì. Oh. Qua abbiamo una sorpresa, vediamo un attimo chi c'è. Ciao Gianni! Ah, no. Ciao, mi sentite? Sì, Gianni, Sì, ti ti sentiamo, ti sentiamo, ti sentiamo. sentiamo. Allora, Gianni, scusa se ti entra troppo. Stavamo parlando della gara di Conegliano Veneto, dove Pompilio è arrivato primo e ha vinto il titolo nazionale e abbiamo ancora la Ancora la maglietta, maglietta. Mamma campione. mia, che taglia! Taglia 46. Taglia Gianni, 46. estrettissima, Taglia estrettissima, 46. Taglia 46. Innanzitutto vorrei fare dal profondo del cuore gli auguri per i suoi 30 anni. Grazie Gianni. Grazie Gianni, grazie Gianni, grazie Gianni. Parliamo. Prego, Gianni. Dicendo onestamente, vedendo quella maglietta, guarda, sono invidioso, devo No, Gianni, dirlo. te non puoi essere invidioso perché anche tu sei stato un atleta di livello nazionale, fortissimo. Sì, forte, poi Vorrei parliamo un'occasione pure per anche di te. ringraziarti proprio perché sei stato tu, diciamo, il fautore delle mie piccole soddisfazioni. Sei stato tu Insomma, sei stato il mio primo. fortissimo, dai. Grazie a te comunque, perché io ho riscoperto l'atletica, ovvero il podismo un po', diciamo, in tarda età, no? Però le soddisfazioni le ho avute, siamo stati Come no? nello stesso centro, diciamo, nazionale sportivo dell'esercito e Dell'esercito, quindi sì. non è per tutti quello. E Sì. poi sei stato anche una persona, diciamo, mi hai raccontato tanti aneddoti con le varie battaglie tra i Vincendo e battendo Totò Antibo, i vari Totò Sarcinina, tutti Arriviamo, insomma, io non allora, esisto. insomma. Scusate se vi Sono stato interrompo, fortunato con scusate se tutti vi quei atleti, dai. interrompo. Leggo un po' di commenti. Allora, c'è Angelo Spagnolo, Altro fratello di atleta. Gianni, Altro già che atleta. leggo il commento di Angelo, che ci scrive: Zio, sei sempre il nostro campione, buon compleanno. Ti Grazie. saluta Lucia Moretto, Grazie, c'è Lucia. Pierluigi Massa,
Luigi Massa che ci scrive: grande Pompiglio, tanti auguri per il tuo compleanno da parte mia e da parte di mio padre Gigetto Massa. Forza, grazie, Inter. Grazie, Poi c'è Alessandra Manieri, Alessandra Manieri, Luana Zimmeri e grazie. Fabio Calabiso. Auguri allo zio. Allora, io leggo e poi saluto Gianni, leggo un commento di Angelo, il fratello di Gianni, che si riferisce a Pompiglio scrivendo: zio, ci puoi raccontare la storia del tuo allenatore? Non bere latte che produce acido latte. Acido latte. Cosa significa? Allora, in quel periodo, quando gareggiavo io, gli anni 70-80, non è che c'era molta competenza nell'ambito, diciamo, degli allenatori, delle persone che ci seguivano, quindi a volte ci consigliavano delle cose assurde, completamente opposte, no, a quello che normalmente doveva fare. E mentre Gianni, diciamo, ha iniziato a gareggiare nel momento, diciamo, nel periodo in cui, diciamo, io ero fermo io, quindi se non sbaglio dal 90 più o meno in poi, quindi aveva già tecnici un po' più validi, e Gianni Spagnolo è stato un atleta a livello nazionale assoluto, parliamo di un nome molto forte, quindi allora ci consigliavano male. Allora una volta un tecnico mi disse: mi raccomando, no, la mattina non devi fare colazione a base di latte, perché il latte ti produce acido lattico nelle gambe. Quindi, cioè, eravamo a questi livelli, cioè, con dei consigli atroci. Oppure ci facevano fare, prima di una gara importante, magari una gara nazionale, proprio la vigilia, dei lavori molto forzati, magari sulla sabbia o nella terra arata, quindi ti arrivavi proprio con le gambe a pezzi. Quindi, per dire, siamo stati sfortunati anche per quello, che non abbiamo avuto una guida. Comunque sia, rimani sempre un'icona dello sport. Perché la passione, Gianni, la passione, che deve avere la passione nelle cose, perché senza la passione, senza la testa, senza gli obiettivi, non si arriva a nessuna parte. Se ci credi, ci arrivi, altrimenti non ci arrivi a nessuna parte. È così. Mi sa che i tempi cambiano, e poi il calcio la fa da padrona, parliamo anche di quello, il discorso, e viene l'atletica, allora, visto come uno sport. Allora, sì. Pompiglio, ti arrivano i saluti anche dalla Germania. Addirittura, Alessandro Padi, che ti fa gli auguri, ti scrive: il tuo traguardo più importante è stato far conoscere il mondo dello sport ad un piccolo centro come Veglio. Sì, certo. Abbiamo cercato di difenderci, insomma. Vabbè, Gianni, io devo salutarti. Ti ringrazio tantissimo. Di nuovo ancora i fortissimi auguri da parte mia, della mia famiglia. Ciao Gianni, ciao campione, campione vero, campione vero. Ciao. Allora, passiamo all'altra foto. Passiamo all'altra foto. È sempre la stessa. Questa qua. Finale nazionale Giochi della Gioventù Assisi 1979. Sì, parliamo dei campionati studenteschi che si facevano con, diciamo, le scuole superiori, e io, dopo aver vinto la fase provinciale, la fase regionale, che all'epoca si svolse qui nel Leccese, precisamente a Casarano, ricordo ancora quella gara che fu bellissima, dove arrivai primo. Andammo alla finale nazionale che si svolgeva ad Assisi, eppure questa fu una gara stupenda, ma molto 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 sfortunato. Questo è il gruppo di testa, quello che vedete, il gruppo di testa. Fu una gara che io la condussi quasi tutta così, quasi sempre in testa, e ricordo gli ultimi 200 metri che uno di questi atleti che era insieme a me passò dietro di me, mi falciò, io caddi, gli ultimi 200 metri, scusate sempre perché ricordo queste cose con tanta anche emozione, no? Che potevo vincere anche qua questa gara, io caddi, persi posizioni, persi terreno. Purtroppo arrivai quarto, ma per la Puglia anche il quarto posto era un traguardo molto importante. Allora, proprio per questo voglio mostrare un articolo della Gazzetta del Mezzogiorno
il pugliese Rollo quarto nel cross dei giochi. Abbiamo conservato un articolo della Gazzetta, leggo brevemente cosa c'è scritto. Una bella prova la offre Rollo, classe 61, studente presso l'Istituto Agrario di Veglie, il quale nella scheda di presentazione ha scritto giustamente che l'atletica è una disciplina adatta soltanto a gente disponibile di fare grossi sacrifici. Al volo... Sì, no, no, ma l'atletica è così. E l'atletica è così, l'atletica la devi amare, è uno sport individuale molto faticoso come il ciclismo, come il nuoto, non è come il calcio. Quindi te sei convinto di affrontare degli allenamenti duri, durissimi nel corso, diciamo, dell'anno per poter raggiungere certi traguardi, altrimenti devi cambiare sport o devi fare l'amatore. Va bene. Ecco perché allora qui abbiamo un'altra sorpresa. Abbiamo un'altra sorpresa. Ciao Fernando. Che bella. E il mio sosia, dai, grazie, il mio sosia. Guarda, ho un paio di aneddoti a proposito del sosia. Allora, dovete sapere che effettivamente a un certo punto mi sono preoccupato, perché dico, qua normalmente a Pompiglio vogliono tutti bene, ma se un domani dico Pompiglio si fa un nemico anche a sua insaputa e incontra me anziché lui, dico, e mi riempie di botte al posto suo. Perché dovete sapere che quando ci allenavamo e correvo nella zona dei campi di Pompiglio, alcune volte ci andavo anche da solo, no? Per cui mentre correvo di là spesso mi è capitato che gente che io assolutamente non conoscevo, che passando mi salutava, ciao Pompiglio, allora io per non fargli fare brutta figura rispondevo a lui, ciao ciao, solo che non conoscendoli non dicevo. No, ma quindi Fernando, correvi quanto mio padre o mio padre correva quanto te? No, vabbè, non c'è mai stata gara fra di noi, no? Era nel senso che quando stavo di là in zona qualcuno mi vedeva e pensava che fosse lui, ma insomma, no, la cosa micidiale, quella più eclatante, fu quando una volta, così da vicino addirittura, ero vicino a un gommista di Veglie, e questo era sotto le feste, Capodanno, una cosa del genere. Lui prende, mi viene con molto calore, dice, mi dà gli auguri, mi abbraccia, dico, e io sono rimasto un po' un attimo così, perché dico, non lo conoscevo sta persona, assolutamente. Dice... Allora io gli ho detto, grazie, auguri, ti cambio. Lui dice, guarda, forse ti stai sbagliando. No, stai, non mi sono fatto la barba, non mi stai riconoscendo. Poi si è accesa la lampadina e ho detto, guarda che io non sono Pompiglio. Allora lui... Scusa, quindi, a sto livello... Ma no, comunque... per fortuna per vado, dai, ci stai facendo veramente... No, ridere un po', perché stavamo un po'... soprattutto emozionati, dai Fernando, sì, grazie per la sorpresa, grazie per la sorpresa anche tua. È un grande piacere. Purtroppo piacere, quest'anno Pompiglio Non abbiamo potuto organizzare niente da vicino come gli altri anni, però è bello lo stesso, dai, ci stiamo rivedendo e ti ringrazio di vero cuore Fernando per... È stato un grande piacere da parte mia, Pompiglio, grazie. Lo sai, l'amicizia grazie. È una grande cosa. Grazie Fernando. Grazie Fernando. Ciao. Grazie Fernando. Continua. Allora, l'emozione qui per Pompiglia non finisce mai. Vi salutano, arrivano gli auguri e i saluti da Roma. Lo zio Gianni, ciao zio Pompiglio, tanti auguri da Gabriele. Ah, ecco, grazie. Allora, passiamo alla prossima foto. Questa qua. Sì, questa è una foto particolare che molti vegliesi ricordano. Ecco, era una moglietta con lo sponsor di Radio Zero Veglie, frequenza 99.200 se non sbaglio, e in quegli anni nel nostro paese non c'era logicamente all'epoca WhatsApp, internet, voglio dire, c'erano delle radio, in alcuni paesi c'erano delle radio private, ma molto molto ascoltate, e a Veglie, se non sbaglio, in quel periodo ce n'erano tre, se non... mi pare che c'era Radio Veglie Centrale, Radio Delta e Radio Zero, però ecco, Radio Zero era la radio che veniva ascoltata forse di più, aveva una frequenza un po' più potente, quindi veniva ascoltata anche
un po' nei paesi limitrofi, e io frequentavo Radio Zero di sera, diciamo, era un ritrovo lì sopra, facevo anche un programma come lo stai facendo te ogni tanto, un programma sportivo che era molto molto pure molto seguito, e quindi Radio Zero per me era veramente, diciamo, un vanto, no? Indossare una maglietta con lo sponsor di Radio Zero, e con, che poi se quello sarebbe un adesivo, quindi non si andava nemmeno alle tipografie, e un adesivo nero attaccato su questa maglietta. E chi gestiva Radio Zero? Chi c'era? Radio Zero in quel periodo veniva gestito da alcuni amici di Veglie che voglio anche salutare loro, che mi seguivano poi loro alle gare, perché indossavo questa maglietta, quindi facevo pubblicità alla radio. E l'amico Rosario Manca, l'amico Giuseppe Spagnolo, Giuseppe Faggiano, ecco, diciamo, io ricordo soprattutto loro che erano lì. Ma no, no, non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere. Ciao, non ci posso credere. Ciao, buon figlio. Rosario, non ci posso credere. Non ci posso credere, non ci posso credere. Non ci posso credere. Soprattutto, innanzitutto, auguroni per questo traguardo, 60 anni, voglio dire, benvenuto nel club. Beh, per noi è stato un grande orgoglio, voglio dire, no? Averti nel nostro gruppo è stata veramente una soddisfazione importante, insomma. E poi, come hai detto tu, la radio, Radio Zero era una radio... ho detto la verità, Rosario, ho detto la verità. Era un riferimento. Grazie alla tecnica di grande valore di Salvatore Marra, che era il direttore, se non sbaglio. Sì, lui era il proprietario, diciamo. Il proprietario, no? Però era una gran brava persona, ancora. E poi tecnicamente era preparatissimo. Sì. Avevamo sta antenna, sta 5 poli, che era altissima. Arrivavamo a farci sentire fino a Santa Maria di Leuca, insomma. Sì, Rosario, guarda. È stata una soddisfazione. E tu eri un nostro orgoglio, perché, voglio dire, il tuo nome all'epoca suscitava sogni di ragazzi, soddisfazione di gente più grande. Era un punto d'arrivo per molti ragazzi dell'epoca. Eri l'orgoglio del paese e l'orgoglio del gruppo nostro nella radio. Quella maglietta con il nome della radio con grande orgoglio. Un grande orgoglio. Sì, Rosario. Rosario, io ti ringrazio veramente. Ragazzi, è stato un piacere. No, per me una bella sorpresa, anche se ci siamo sentiti, se non sbaglio, questa mattina, mi hai fatto gli auguri personalmente nel telefono, ma guarda, non potevo, vedi come sono le cose vere poi, no? Ho fatto il tuo nome perché è la verità, insomma, te eri uno di quelli più importanti all'epoca della radio. Auguroni. Grazie, Rosario, grazie. Io di fare qualche pazzia. Grazie Rosario. Ciao. Grazie Rosario. Ciao, a presto. Ciao, Rosario. Ciao Gianni, ciao. Grazie. Ciao. Grazie mille ancora. Grazie. Allora, passiamo all'altra foto. Vediamo un attimo. Ok, all'altra foto. Questa qua. Ah, ecco. Questo, come diceva prima Gianni Spagnolo, sia io che lui abbiamo svolto il servizio militare nella compagnia Bersaglieri Atleti, che potevano andare solo atleti di qualsiasi disciplina sportiva, però a livello nazionale. Io ero stato chiamato là come mezzofondista. A fianco a me c'è un grosso nome all'epoca del mezzofondo, e lui è Perna, Mario Perna, fortissimo atleta di se non sbaglio di Campobasso, che svolgeva il militare insieme a me. E quindi si tratta di Roma, della compagnia Bersaglieri Atleti. In quel periodo c'erano anche dei calciatori della Juventus che erano staccati
presso questa compagnia, quindi facevano solo sport, come facevamo noi, solo sport, non facevamo servizio militare, ed è stata una bella esperienza anche quella di Roma, insomma. Una bella esperienza. Allora, non abbiamo Verna, non abbiamo un calciatore della Juve, che insomma era un po' esigente come cosa, aspettiamo l'entrata di... aspettiamo un attimo, ecco qui. Ciao Emanuele! Ah, Emanuele, da Torino! Da Torino! Da Torino. Ciao Emanuele! Non potevo che accettare l'invito di Gianni, perché tu per me rappresenti il padre dello sport, sei la persona che mi ha avvicinato ad amare non solo l'atletica, ma qualsiasi tipo di sport che io abbia frequentato e che ancora magari pure guardando la TV, un sport che non, nessuno ci conosce, magari nessuno frequenta, non si ama lo sport grazie a te, perché tu mi hai insegnato i valori dello sport, non solo l'atletica. Grazie per le belle parole, Emanuele, veramente belle parole, e grazie anche per la sorpresa, da Torino. Grazie, anche tu sei stato un discreto atleta, Emanuele, anche tu sei stato un discreto atleta del mezzofondo, e diciamo ti sei dedicato di meno rispetto a tuo fratello Gianni, ma pure te eri molto tagliato, molto forte, eri una gazzella, mi ricordo bene. Mi ricordo tutti gli allunghi che mi hai fatto fare sul campo per andare a spegnere il pozzo. E beh sì, tante, purtroppo non basterebbe una serata per raccontare tanti fatti nostri belli e carini che sono si sono verificati nell'età, diciamo, più giovanile, insomma. Adesso è stato bello, purtroppo rallentato un po'. Quindi grazie davvero per quello che hai fatto per me. Grazie a te, Emanuele, grazie. Grazie, Emanuele. Emanuele Giacchè, ne approfitto, ti saluta per Luigi Massa, poi magari dopo vi sentite. Grazie Gianni per l'invito, naturalmente, grazie mille, l'ho apprezzato davvero. Grazie, va Emanuele. Bene, grazie a te. Grazie a te. Emanuele. Allora, passiamo alla prossima foto. Vediamo cosa abbiamo qui. È una gara a Veglia. Sì. E allora, era il periodo che io svolgevo il servizio militare, però non a Roma, ero nella compagnia di Palermo. E i primi mesi l'ho fatti a Palermo e poi sono andato a Roma. E quell'atleta che vedete dietro di me è stato un atleta molto forte a livello nazionale, è stato anche campione italiano juniores, Zingales, è un palermitano che in quel periodo veramente batteva tutti in Italia, e siccome si allenava con me a Palermo, e alcuni miei amici di Veglie organizzarono una gara podistica, volevano me come ospite, diciamo, no, della gara, e fu una battaglia fino all'ultimo minuto con un atleta che, ripeto, vinceva a livello nazionale. Io sono quello davanti, è chiaro, con un po' di chili in meno, con qualche capello in più. Quello di dietro è Zingales. Anche quella gara la vinco lo sprint finale, nonostante Zingales era un ottocentista, quindi un atleta molto veloce. Come si chiama? Zingales. Okay, sì, vabbè. Non abbiamo Zingales, ma abbiamo un amico. Vedo già il nome che mi dice: mannaggia, lui, ecco, già, non poteva mancare. Rocco, ci sei? Il nostro... Non ti sento. Lo so, non mi riconosci più. E perché purtroppo auguroni, buon figlio. Ti ringrazio, Rocco. Ringrazio anche della tua presenza. Non potevo mancare, dai. Era una cosa importante per me, darti gli auguri. Grazie. È una cosa molto importante. Grazie. Poi una persona. Grazie. Grazie. Figlio, cosa devo dire? Hanno detto già tante cose gli altri. Forse hanno detto cose. Hanno detto cose che non meritavo, dai. Hanno detto cose che non meritavo. Sono tutto, guarda, sempre... anche,
forse hanno detto poco. No, non è vero, dire io. Hanno detto molto. Mi ricordi, io ho cercato di batterti almeno una volta, Pompilio, non ci sono riuscito. Beh, una volta ci sei riuscito all'ultima gara quando ho abbandonato l'attività, che poi arriviamo nella gara di trail. Sul pollino, sì, sul pollino, che è stata la mia fine. sì, allora Rocco, ma tu, dimmi Rocco. Pompilio, di agli altri, spiego quello che è successo la sera prima. Sì, la racconto. Perché è stata una delle ultime, la penultima. Vai, spiegaci questa serata, vai. Non si sente. La domanda Pompilio. È rivolta a Rocco? Aspetta, non so, la domanda è rivolta a Rocco, a me? Sì. No, è rivolto a te, spiegaci questo particolare che di quella gara. E allora, intanto Rocco lo conosciamo tutti, lo conoscono tutti, è un leader, è uno che fa squadra, è uno che fa gruppo, è stato un grande trascinatore per tanti podisti vegliesi. Nessuno lo può disconoscere, perché diciamo la verità. E grazie a lui si sono avvicinate anche nel mondo dell'atletica, perché è stata sempre una persona disponibilissima con tutti, e una persona che è riuscito a creare gruppo, entusiasmo, e insomma un perno centrale. Insieme a Giuseppe De Maglie e Rocco Franco sono stati, diciamo, quei due organizzatori, diciamo, di gruppo, che hanno dato molto al nostro paese. E quella gara la racconto brevemente, perché vedo che quella serata è molto lunga, quindi cerchiamo anche di sintetizzarla. La sera prima, quello che è successo in albergo, quello che è successo a me in albergo, o quello, io mi ricordo tutto, devi dire la sera prima, quello che hai comprato, quello che hai comprato, quello, dal fruttivendolo, cosa hai preso per la notte? Sì, allora è vero. Allora, siccome era una gara sul pollino, questa è recente, non è molto di molti molti anni fa, è una gara molto faticosa, salite e discese, un percorso proprio bruttissimo, e io mi volevo caricare un po' di energie, di sali minerali, e allora andai in un fruttivendolo e comprai 3-4 chili di frutta, banane, albicocche, comprai veramente 5 chili di frutta, e me la porto in albergo. Dopo aver mangiato la sera, che mangiamo tanto, eravamo sul pollino, no? E cosa successe? Mi dimenticai di portare l'acqua in albergo, una sete quella notte mostruosa, una sete, non sapevo che fare, e quindi mangiavo sempre frutta, mi ero fatto in una maniera gonfio, in una maniera incredibile, e all'indomani è chiaro che non riuscivo non a correre, a camminare, perché ero talmente gonfio. Siccome era una gara, era una delle prime gare dopo aver ripreso a correre dopo un po' di anni, quella sera mi ricordo, quando stavamo a cena con gli amici podisti di Veglie, che c'era uno sfottò, ma uno sfottò bello, no? Sportivo. No, io ti batto, io ti do 10 minuti, io ti do un minuto, io ti do 30 secondi. Era uno sfottò, tutti a ridere, a fare, quindi era molto sentita la gara. E quindi la racconto brevemente, così. Vai, veloce, Pompilio, vai. Velocissimo, parto pure forte io in quella gara. Dopo era, mi pare, 10 km, 12, no 16, non mi ricordo, era lunga, con un percorso mostruoso. 16 quindi immagino di poco, sì. È stata la mia rovina quella gara dal punto di vista fisico, perché non ero preparato, ero pesante, parto forte. Dopo 3-4 km vedo che mi passavano tutti i vegliesi, uno dietro l'altro, Rocco fu uno dei più furbi, che mi passò di dietro, così, e scappò in avanti. Era irraggiungibile, perché lui, molto leggero in quei percorsi, andava veramente molto bene. Quindi io mi sono, in quella gara mi sono certamente rovinato un po', perché mi sono rotto il menisco, e da quel momento, perché soprattutto nelle discese, non tanto nelle salite che erano, ma nelle discese, quando
si scendeva velocemente, mentre Rocco pesava 50 kg, io pesavo 80, quindi per me è stato un disagio. Sono rotto il piede. Ortiglio, dobbiamo stringere. Dobbiamo sì, stringere. Ciao, grazie, grazie Rocco. Grazie, grazie, grazie. Ortiglio, tanti auguri. Io brindo i 60. Auguri. Grazie, 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 grazie Rocco. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie Rocco. Allora, mostriamo, siamo proprio agli sgoccioli, mostriamo quest'altra foto, questa qua, vai, sì, veloce. Questa è velocissimo, questa è la ripresa dopo che sono stato fermo io diversi anni, diciamo, ho iniziato l'atletica nel 75 e ho smesso più o meno nell'85, poi sono stato fermo per 15 anni per diversi motivi. Questa è la ripresa, è la prima gara che io ho svolto. Siamo al campo scuola Santa Rosa e ero abbastanza bene, mi classifico secondo assoluto di tutte le categorie, quindi fu una gara veramente molto bella. Bene, allora abbiamo un attimo solo, forse tu stai già vedendo qualcosa, ecco qua Giuseppe, eccola la Giuseppe. C'è anche Paolo, non potevi mancare, ti ho menzionato prima perché sei stato e lo sei ancora un grande presidente, insomma, dell'Atletica Vendiese. Ti faccio i miei complimenti per quello che hai dato e che continui a dare all'Atletica Vendiese. No, Pompiglio, io intanto auguri. Grazie. Io volevo ringraziarti appunto per questo. Vabbè, Rocco mi ha rubato prima l'episodio di San Severino, però io volevo ringraziarti soprattutto. Io mi ricordo soprattutto la cosa più bella che mi hai fatto capire quando correvamo insieme, che mi dicesti che grazie allo sport tu hai conosciuto tantissima gente e sei uscito fuori da quell'ambito in cui eri, cioè nel senso che hai conosciuto un sacco di persone, hai avuto modo di andare in giro per tutta l'Italia, eccetera, e conoscere così tante persone. E questa è la cosa più bella, è la cosa più vera, perché è proprio grazie allo sport che siamo riusciti a fare tanto. Vero. Io ho avuto un ottimo maestro, tu, e non lo nego qui, lo dico proprio pubblicamente, perché grazie, quando si trattava di organizzare qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, ho preso sempre come esempio te, e devo dire che è andato sempre tutto molto bene. E poi volevo dirti un'altra cosa, Pompiglio. Tu hai detto prima che non è stato possibile organizzare una festa, una grande festa, come è il tuo solito fare e come è il nostro solito fare esserci. Però la cosa più bella, secondo me, la festa più bella è stata quella appunto di avere un rapporto così, come dire, condiviso fra pochi, però in tanti. È stato quello di avere i tuoi figli lì ad organizzarti tutto questo e di aver formato una splendida famiglia. Quindi non me lo fare emozionare, Giuseppe, che ho ancora un paio di minuti di diretta. No Gianni, oggi è stato, diciamo, quasi sia cercata questa serata, ed è stata proprio forse una delle più belle, perché appunto non c'è stata quella dispersione che di solito c'è nelle feste, c'è stato questo come dire, questa cosa molto intima, e c'è stato un modo di ringraziarvi tutti, insomma, c'è stato un modo di ringraziarvi e di far capire tante cose a tante persone, tante cose. Spero grazie, solo di poter continuare. Grazie, grazie Presidente. Grazie. Saluti a Claudia. Un abbraccio per tutti. Saluti a Claudia. Ciao Gianni, buona serata. Grazie mille. Allora, siamo quasi in chiusura, veramente. Prevale di Pompiglio. Allora, vediamo. Forse dovrebbe essere l'ultima foto e poi un altro paio di minuti di diretta e poi chiudiamo. Allora, questa foto, racconta. Questa è una foto, una delle più recenti. Cannara, Perugia, in campionati italiani bancari, sui 10 chilometri. Mi classifico prima, vinco i campionati italiani bancari della mia categoria sui 10 chilometri. Cannara, Perugia. Bene, bene. Allora ti leggo qualche messaggio. Alessandro Garofalo ci scrive: una volta per tutti forte,
ora con la prima ridotta. Auguri, compare. Grazie, grazie, grazie anche al mio carissimo suscetto, come si suol dire. Compare. Abbiamo qui qualcuno. Vediamo, vediamo che dice. Ecco, 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 ecco. Grazie, ma anche a voi. Dovete girare il telefono. Girare il telefono, se no vi vedo. Ecco qua. Ecco, figlio, come va? Bene, serata ecco, molto bella, organizzata ottimamente da mio figlio, che mi ha fatto tante bellissime sorprese. Oramai mio figlio sicuramente mi supererà anche nelle organizzazioni. E vi faccio i miei complimenti, grazie a voi che state partecipando a questa diretta, mi fa veramente tanto piacere. Tanti auguri, buon figlio. Grazie, tanti grazie, auguri. Grazie, grazie di cuore e ci vediamo presto, speriamo, almeno lo speriamo, grazie. Così festeggeremo poi con il tempo. Ecco, 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 ecco. Grazie, buona serata anche a voi. Grazie. Video, ciao. Grazie, grazie, grazie. Ciao. Grazie ancora, grazie. Allora, un attimo solo, quindi siamo quasi in chiusura. Sì. C'è un'altra ospite. Aia, chi è? Ma questa cosa di cazzo. Ringrazio mio figlio e le figlie dove le metti? Mannaggia! Nonna, incredibile! Incredibile Veronica! Incredibile Veronica, quindi veramente le sorprese Io, mio fratello e mia sorella che è lì vicino a te, se si vuole affacciare un attimo. Vabbè, io non vedo, non riesco a vederla. Si affaccia. Sto facendo una diretta da casa sua, perché a casa mia non c'era molta connessione e internet, quindi sono un ospite suo questa sera. Allora, era questo per dirti e per augurarti questo buon compleanno. Non è una festa diversa, ma è una festa nuova, perché la festa nuova è quella che ci hai regalato tu a noi, è una festa al contrario, no? Per la prima volta ti sei raccontato in maniera bella, in semplicità, e ci hai permesso di conoscerti, di conoscere i tuoi traguardi come gioia, no? Di quella che hai condiviso nella tua vita, e hai aperto con noi, con i tuoi figli, il tuo cuore. Quindi grazie per questo. E siccome noi siamo la famiglia, no? A cui un po' la vita ti ha fatto arrivare, insieme abbiamo pensato di concludere regalandoti una cosa bellissima che non hai mai vissuto nella tua vita, e che sicuramente sono gli auguri un po' dal cielo, un po' dalla terra, da parte della tua mamma e del tuo papà. E quindi ti salutiamo con questi auguri speciali e ti diciamo che ti vogliamo bene, che siamo contenti di essere un po' i tuoi figli e della mamma. Grazie, Veronica, grazie. Aspetta, non me lo fare emozionare, perché siamo in chiusura, chiudiamo bene. Allora, leggo gli ultimi messaggi, poi abbiamo un video che consiglio a tutti di vedere. Allora, con figlio c'è Mina Greco che ci scrive: una figura vegliese che ci rappresenta con orgoglio e quello sei tu. Eric Marotta, tantissimi auguri, grande Pignorollo, Giusy Scorrano, Giovanni De Lucia, Mirella Tarantino e Luana Zimmeri. Grande grazie, Veronica. Grazie a tutti, veramente per il pensiero, per le belle parole che avete espresso questa sera. Veronica certamente è stata poi, come vedi, la cornice, no? Della trasmissione, con le sue belle parole che escono dal cuore, alla fine veramente fanno commuovere non solo me, ma penso un po' tutti. Prima di vedere il prima di vedere il video, cos'è che hai imparato tu in questi 60 anni? Beh, sono stati 60 anni di alti e bassi, e 60 anni di sacrifici, e di emozioni, di soddisfazioni, ma anche di amarezze. Quindi diciamo che sono riuscito ad imparare un po' tutto. Ho vissuto le amarezze, ho vissuto le soddisfazioni, però grazie a Dio sono riuscito a superare un po' tutto, e questo per me è il traguardo più bello di aver raggiunto, oltre logicamente alle gare, le prime posizioni. Questo è il traguardo più bello. Le gare era un divertimento, un hobby. Il traguardo dei 60 anni, quindi per me veramente dice tanto, insomma, dice tanto. Quanto a ripartire allora,
Non ho capito. Pronto a ripartire per altri 60 anni. Sì, io spero di fare almeno altri 60 anni, se non di più, così poi festeggeremo con un'altra diretta che è stata veramente molto bella, ben organizzata e soprattutto di tante belle sorprese, tanti amici che hanno manifestato, diciamo, veramente il loro bene che versano verso di me. Questo veramente mi riempie di gioia e mi riempie il cuore, insomma, di soddisfazione. Allora, ragazzi, andiamo in chiusura, devo leggere gli ultimi commenti e poi facciamo vedere il video. Quindi c'è lo zio Mino Visconti, tanti auguri, grande Veronica, grazie. Giovanni De Lucia, eravamo certi della presenza di Veronica, sicuramente il regalo più bello per Pompilio è questa bellissima diretta. Sì, poi Pompilio c'è Giovanni Lezzi, auguri Pompilio, sì. E Chiara Manca. Sì, grazie veramente a tutti. Stai fermo un attimo. Non mi muovo oramai. Allora, facciamo vedere il video e poi non abbiamo la certezza che Pompilio rimanga in linea. Comunque, facciamo vedere il video. Allora, un attimo solo. Questo è il nostro regalo prezioso. Vado. Pompilio, mi ricordo ancora la nostra felicità quando dopo 5 femmine sei nato tu. Tanti auguroni, ti voglio bene. Ciao, e ricordati di la mamma. Io oggi sono sola dentro, domani non sappiamo. Ciao, Peggio mio, auguroni. Allora qui abbiamo un attimo solo, scusate, ok, abbiamo ancora Pompilio, quindi questo è un risultato grandioso. Chiaramente è sua madre che dà gli auguri, non poteva concludere in miglior modo, insomma, questa anni. Diretta 95 anni e ancora gli regge bene, beata lei, diciamo, no, voglio dire. Non è facile raggiungere il traguardo dei 95 anni in quelle condizioni fisiche, veramente è un miracolo del Signore, come dice Veronica. Certo. Allora, gli ultimi commenti veramente devo chiudere. C'è Antonella Zecca, tanti auguri. Fabio Mangia, buon compiglio, grande sportivo e grande persona. Grazie di tutti questi commenti molto belli. Allora Veronica, vuoi concludere brevemente? Che siano tutti gli auguri più belli, la festa dentro di te, non la festa fuori di te, ma la festa dentro di te, dentro il tuo cuore. Grazie Veronica, sempre belle parole che riempiono il cuore veramente di gioia, non solo a me, ma penso un po' a tante altre persone. E ringraziamo anche la mamma che ti supporta. Grazie a tutti, bella serata. Va Pompilio, concludi. Beh, che devo dire, è stato un festeggiamento molto molto bello, sicuramente più bello di tutti gli altri anni, e non sono riuscito a vedere gli amici fisicamente come negli anni passati, però ho visto che hanno manifestato veramente tanta gioia. E anche via web, e questo veramente mi riempie di gioia. Ringrazio tutti coloro che da questa mattina veramente mi hanno chiamato, mi hanno scritto per farmi gli auguri. Sono stati in tanti, cercherò diciamo da domani di rispondere, che spero a tutti, e vi auguro una bella serata a tutti quanti. Grazie a voi. Bene. Per avermi regalato questa bellissima sorpresa. Io ringrazio ovviamente Pompilio, tutti i partecipanti, sia come ospite in diretta che con i propri commenti. Voglio raccontare un aneddoto che prima della diretta, avendo 10 foto, Pompilio diceva: no, 10 foto saranno 10 minuti di diretta. Hai parlato per un'ora e un quarto e ti ho bloccato forse 20 volte. Sì. Quindi immagina. È vero. Dai, è andato tutto bene, tanti auguri ancora. Grazie e buona continuazione di serata a tutti. Auguri a te Gianni per le tue dirette che stai facendo, che
sono abbastanza belle anche da vederle, insomma. La mia forse l'ultimo pensiero sulla settimana dello sport, visto che quest'anno è mancata. L'ultima, aspetta che non ho sentito, l'ultima? L'ultimo pensiero sulla settimana dello sport che quest'anno è mancata. Beh sì, la settimana dello sport è chiaro che oramai Alvelia è diventato, diciamo, un punto di riferimento, un'istituzione, no? E viene organizzata da 29 anni, anche quest'anno, anzi l'anno scorso, 2020 settembre, dovevo fare la 30ª edizione. Purtroppo per il Covid è saltata. Speriamo quest'anno di poter organizzare questa iniziativa che tanto viene attesa dai cittadini vegliesi, con la corrida si è presentata da Piero Sciacchi e con i riconoscimenti che diamo ai cittadini vegliesi che si mettono, diciamo, che danno dei buoni risultati a livello professionale, che si mettono in evidenza a livello professionale. E quindi sono due cose molto attese da parte dei cittadini vegliesi. Grazie, grazie. Vediamo quest'anno se riusciamo a farla, Covid permettendo, insomma. Certo, assolutamente. Io ringrazio nuovamente te, tutti gli ospiti, chi ha partecipato alla diretta e chi ha scritto nei commenti. E niente, che dire, ci auguriamo di vederci presto. Sì, vediamo. Grazie ancora. Grazie e buona serata a tutti. E forza Juve per questa sera.